Parla come mangi è sbagliato, perché dovremmo tutti parlare non come mangiamo noi, ma come mangiano i nostri clienti. Questa è una lezione che ho imparato grazie a un libro di fisica che di marketing non ha niente, ma che a chi fa marketing può veramente insegnare molto. Il libro in questione è questo qui. Si chiama La fisica dei supereroi ed è di James Kakalios, o Kakalios, dovrebbe essere greco. Lui è un professore di fisica. Perché può insegnare tanto questo libro a chi fa marketing, comunicazione, oppure chi è semplicemente, magari da libero professionista, ha la necessità di esporsi al pubblico, di raccontare se stesso, il suo lavoro? Perché lui parte da un concetto molto semplice. Quando insegnava nelle scuole, la fisica con i classici esempi di fisica, il pendolo, gli orari dei treni, quanto tempo ci mette un treno, eccetera, gli studenti si annoiavano. Per iniziare ad attirare l'attenzione degli stessi studenti sugli stessi argomenti, lui ha iniziato a fare esempi tratti dal mondo dei fumetti, dal mondo dei supereroi, e quindi come calcolare quanta potenza ha bisogno di Hulk per saltare da un palazzo all'altro, la massa di Superman e quant'altro. Ora, può sembrare divertente, ma lui con questo libro è riuscito ad attirare l'attenzione degli studenti e ad insegnarli la fisica con esempi che a molti altri docenti possono apparire banali, superficiali, eccetera, ma lui è riuscito ad ottenere risultati da questo tipo di insegnamento. I suoi stessi studenti hanno poi ottenuto voti molto più alti rispetto a quelli che seguivano corsi normali. Quindi cos'è che ci sta insegnando? Allora, la fisica a me non l'ha insegnata perché l'ho letto una o due volte e non ci ho capito una cippa. Che la fisica non fa proprio per me. Però a me ha insegnato che se voglio raccontare, voglio spiegare a qualcuno la parte tecnica del mio lavoro, no? Devo utilizzare non il mio linguaggio, non quello che ho io nella mia mente, ma il suo, quello che lui ha nella sua mente. Quindi parla come mangi è sbagliato, bisogna parlare nel modo in cui mangiano i nostri clienti. Se per i nostri clienti quel termine tecnico, quella dicitura, quel tipo di spiegazione è appunto troppo tecnica, troppo difficile da capire, noi andiamo a creare una barriera, una distanza, li allontaniamo sempre di più, perché molto spesso succede con i professionisti, ad esempio, le persone non vogliono sentirsi ignoranti davanti a qualcuno, per cui pur di evitare questa sensazione non ti contatteranno. Non contatteranno quel medico, quel professionista, sapendo poi di fare la figura dell'ignorante. Invece, se iniziamo a tradurre in termini semplici ciò che facciamo, noi non solo riduciamo le distanze, abbattiamo le barriere, ma dimostriamo una consapevolezza maggiore. Lo diceva Einstein: non hai capito veramente qualcosa se non sei in grado di spiegarlo a tua nonna. Lo diceva un genio, non lo diceva un ignorante. Per cui iniziamo a svecchiare un po' il nostro linguaggio, a scendere un po' dal piedistallo, perché per ridurre le distanze tra noi e i nostri clienti, i nostri potenziali clienti, noi dobbiamo imparare a parlare non col nostro linguaggio, ma col loro linguaggio, partire da quello che loro sanno dell'argomento, utilizzare le parole che loro utilizzano per parlare di quei concetti e da lì piano piano portarli nel nostro campo, no? Avvicinarli sempre di più. È importante questo concetto perché molti professionisti, molte aziende si rivolgono al loro pubblico, ai loro clienti, e sembra quasi che vogliono insegnare qualcosa, perché utilizzare il termine tecnico, no? Aiuta a dimostrare il prestigio, il livello, eccetera. No. L'obiettivo, soprattutto quando andiamo online su internet, non è mai insegnare, ma è educare il pubblico. È un concetto totalmente diverso. Per educarli dobbiamo partire da quello che loro hanno nella loro testa, dalle parole che loro utilizzano e pian piano portarli nel nostro settore. Ad esempio, il mio settore, quello del marketing su internet, è fatto di tantissime, tantissime parole tecniche. Cos'è la SEO? Cos'è la SEM? No, sono termini tecnici. Dobbiamo invece imparare a chiamarli ottimizzazione per i motori di ricerca oppure pubblicità su Google, su motori di ricerca. Cioè, questo non va a sminuire la mia formazione, il mio livello, eccetera. No, ma aiuta le persone ad avvicinarsi sempre di più.
Per cui prendiamo esempio da quanto il buon James Cacalios o Cacalios, come diavolo si chiama lui, ha fatto con questo bel mattoncino di fisica utilizzando i supereroi, e iniziamo a capire che il nostro linguaggio va svecchiato, perché altrimenti non riusciamo ad avvicinare il pubblico. Questo avviene in generale, ma avviene oggi soprattutto sui social. Se vuoi sapere proprio sui social come funziona il marketing applicato ai social, trovi un link allegato a questo video. Vai lì, ci metti la tua mail e ti manderò 4 video gratuiti che ho creato proprio per iniziare a spiegarti qual è il mio metodo di marketing sui social, dal titolo Da utenti a clienti. Io ci proverò a rileggerlo, ma già so che non ci capirò una mazza. Tu nel frattempo clicca il link che trovi allegato a questo video, inserisci la tua mail, guardati 4 video gratuiti e poi ci rivediamo nel caso ti siano interessati. Ciao!